Ah, che ti immaginavi un esordio così bello? Io ero tranquillo ieri notte, lo so che oggi entrano tutti i tifosi che aspettiamo tutti, abbiamo Fatto divertire? divertito, Sì. bravo. È stato bello oggi vedere loro qua dietro di noi. Poi siamo iniziato bene, aspettiamo una partita così. Abbiamo fatto una grande partita, no? Abbiamo fatto subito gol, poi alla fine sono entrati altri che hanno fatto anche bene. Siamo contenti che abbiamo fatto 3 punti oggi. Ecco il tuo gol, tu hai fatto tantissimi in carriera, questo è tra i più belli che tu abbia fatto, Hakan? Non sono belli anche altri, però certo che anche questo oggi era molto bene. Voleva continuare così, grazie a tutti che sono dietro di me. Ho sentito anche i nostri tifosi che urlato il mio nome. È bello questo. Voleva dare il massimo per Inter, per i nostri tifosi. Grazie anche per il mio compagno che quando sono venuto qua, i primi giorni, mi sento già molto bene. Hanno fatto tutte le cose facili per me e poi abbiamo divertito oggi. Poi mi ho visto su Instagram, hai messo un post, hai postato Told you I was ready, quindi vi dicevo che Era già ero pronto. pronti. E stasera ovviamente hai fatto vedere che sei più che prontissimo, direi. Sì, una nuova stagione per me. Abbiamo lavorato 45 giorni per questi giorni, come detto prima. Noi vogliamo continuare così, noi lavoriamo bene con il suo mister, con il suo staff e poi alla fine vedremo. Ultima cosa che ti chiedo, questa intervista va su Facebook, quindi sei un messaggio per i tifosi in tutto il mondo, ce ne sono milioni. Grazie a tutti che sono venuti oggi sullo stadio. Noi vogliamo dare il massimo per voi, forza Inter. Grazie Hakan, Grazie, complimenti. grazie. Milan Skriniar, innanzitutto complimenti, primo marcatore della stagione, sei tu. Grazie mille, sì, sono contento che sono riuscito a segnare oggi. Ma è importante la vittoria, è importante partire bene e quello che abbiamo fatto oggi è una buona prestazione. Sarai anche contento, immagino, del clean sheet, non avete subito gol, avete concesso pochissime occasioni stasera. Sì, quello è importante, non subire gol mai e poi davanti abbiamo una squadra forte che segna quasi sempre, quindi per noi difensori è importante non prendere gol e vincere senza subire gol è sempre più bello. Poi il mister in conferenza stampa ieri ha parlato della vostra motivazione, si è proprio visto dal primo minuto subito sul pezzo stasera, Milan. Sicuramente sì, così dobbiamo entrare in ogni partita, così cattivi, così motivati e poi si vede che togliamo subito speranze agli avversari e giochiamo la nostra partita. La prossima domanda la riporto io dallo studio, Max. Sì, ciao Thomas, beh, ovviamente fai i complimenti a Milan per il gol fatto e per il salvataggio, direi che è un doppio gol questo, quello di questa sera. Volevo capire se ci sono delle cose diverse nella fase di costruzione del gioco rispetto alla scorsa stagione, la prima partita che vediamo, se, immagino siano delle piccole cose, però volevo capire se c'è qualche cosa di diverso. Sì, sicuramente sì. Il mister ci ha dato le sue idee di gioco, come vuole costruire, come vuole difendere, quindi sicuramente di sì. Abbiamo lavorato in questi 2 mesi per questa partita prima e siamo riusciti a vincerla. Adesso dobbiamo domani pensare alla prossima partita che ci aspetta già venerdì. Quindi, come ho detto, sì, sicuramente stiamo lavorando e abbiamo lavorato su tutti i punti di vista. Esatto, adesso focus sull'Hellas Verona. Grazie Milan e complimenti ancora. Grazie mille, buona serata.